Ciao a tutti, oggi prepariamo il bignè. Prima di iniziare però vi ricordo di iscrivervi al canale, di attivare la campanella e, se volete, di lasciare un like e un commento al video. Sempre se volete mi potete sostenere nel mio progetto iscrivendovi al mio Patreon o abbonandovi al canale YouTube. Trovate tutto sotto in descrizione. Ma ora iniziamo. Per prima cosa prendiamo una bella pentola, ci mettiamo latte e acqua, questi sono già mischiati, un pizzicotto di sale, un cucchiaino di zucchero e il burro. Ora portiamo tutto sul fuoco e facciamo sciogliere il burro e portiamo a ebollizione il liquido. Cosa fondamentale, dobbiamo far sciogliere il burro prima che il liquido arrivi a ebollizione. Ok, quando inizi a fare queste bollicine sul bordo, possiamo aggiungere la farina tutta in un colpo. Ora dobbiamo far cuocere la polentina per un po'. Quando si forma questa patina sul fondo è pronta e possiamo toglierla e farla raffreddare. Ok, adesso mettiamo la polentina nella ciotola, la facciamo intiepidire prima di metterci le uova. Allora, adesso dobbiamo aggiungere le uova. Per questa quantità ce ne vogliono circa due. Poi se manca qualche grammo, di solito vado ad aggiungere un goccino d'acqua io. Ci vogliono 125 grammi, se mancano tipo 5 grammi vado ad aggiungere 5 grammi d'acqua. Non è detto comunque che l'uovo vi serva tutto qui dentro, perché comunque dipende da quanta acqua è evaporata. E cambia sempre un pochino la quantità di uovo necessaria, quindi ci andiamo a regolare. Ovviamente non lo mettiamo tutto insieme perché aggiungerlo tutto insieme non serve, anzi vi fa sbagliare il bignè. Ne mettiamo un pochino alla volta e vediamo un attimino poi come andrà a finire. Io l'ho già sbattuto per regolarmi meglio, così almeno possiamo essere un po' più precisi. Ok, se cadendo fa questa forma, questo triangolo così, vuol dire che l'impasto è perfetto. Quindi abbiamo raggiunto la consistenza ideale per fare i bignè. Deve fare un triangolo, diciamo. Questa, diciamo, è la prova che l'impasto è fatto bene, poi sulla cottura, anche che è fondamentale, vediamo. Adesso mettiamo tutto in una sacca poche. Ecco, prendete un bicchiere alto così, ce lo mettete dentro così vi regolate meglio. Prendete l'impasto. A questo punto, per rendere l'impasto, diciamo, più uniforme, prendete una spatola, lo spingete verso l'interno, anche se questo non ne aveva molto bisogno. E ora andiamo a scaldare il forno, 180 gradi, statico. Allora, io vado a ungermi leggermente i quattro angoli della teglia per tenere ferma la carta da forno. Io ho utilizzato un pochino di strutto, potete utilizzare il burro o l'acqua anche, dovrebbe tenere abbastanza ferma. Così almeno è più stabile mentre facciamo i nostri bignè e non scivola via.
Poi ci andiamo a tagliare la punta della sac à poche, direi di questa dimensione. Non faccio troppo grande il foro perché non ho le bocchette. Voi se avete le bocchette utilizzate quelle. E adesso andiamo a fare i nostri bignè. Altra cosa, non fatene troppi nella teglia. Meno ce ne potete mettere, meglio è, perché così asciugano molto meglio e c'è meno il rischio che si sgonfino e non si cuociono perfettamente, quindi una volta aperto il forno si vadano a sgonfiare. Io li faccio piccolini perché mi servono piccolini. Poi con il dorso di un cucchiaio bagnato vado ad abbassare le punte. E prima di infornarli vado anche a inumidirli con dell'acqua, così si sviluppano di più. Se voi non avete lo spruzzino potete utilizzare un foglio di carta da cucina assorbente, bagnato, un po' strizzato, e ci hanno andato ad appoggiare sopra, tanto non è che sono lievitati che si smontano, quindi non c'è problema. Adesso andiamo ad infornare 180 gradi per circa 20-23 minuti, a seconda poi del vostro forno. 180 gradi, statico. Per tenere leggermente aperta la bocca del forno utilizzo un pezzetto di carta stagnola, così che il vapore in eccesso esce dalla camera di cottura. Allora, come vedete, i bignè sono cotti alla perfezione. Sono rimasti belli gonfi, non si sono afflosciati, li ho fatti ben asciugare. Sono stati 25 minuti in forno, anche 26. Gli ultimi 3 minuti li ho abbassati a 150, così si sono asciugati bene e non hanno colorato troppo. E ora li ho fatti raffreddare sulla gratella, così perdono l'umidità in eccesso. Ora ovviamente sono vuoti. Questa è la ricetta base. Poi potete sceglierli se farli dolci, riempirli con la crema pasticcera, con la crema chantilly, con una crema al cioccolato, come volete voi. Potete farli anche salati, riempirli con una ricotta, con gli spinaci, con il salmone, con il prosciutto cotto, con la mortadella, buonissimi. E sono perfetti per un antipasto o un aperitivo. Altrimenti, se volete conservarli vuoti, perché magari ve li potete fare prima una settimana, li mettete in freezer, li congelate, vuoti così. Poi, quando dovete riempirli, li tirate fuori e li mettete in forno a 180 gradi per 5 minuti. Così buttano via tutta l'umidità che nel freezer un po' si è formata e saranno identici a come quando li avete fatti. E poi potete farcirli come volete. E niente, ci vediamo al prossimo video. Vi ricordo di lasciare un like e un commento se il video vi è piaciuto. Qui sotto, se volete sostenermi, trovate anche il link di Patreon, oppure vi potete abbonare al canale YouTube. E è tutto qui sotto, insieme agli ingredienti e a tutte le dosi precise. E ci vediamo alla prossima e ciao!